Ciao a tutti e bentornati alla nostra rubrica dalla terra alla padella. Sono in compagnia di patron chef Anthony Marra e l'executive chef Franco Di Dio e ci troviamo a Castellana Grotta in Puglia, al ristorante Bistro di Anthony Marra. Anthony, sappiamo che le tue ricette sono semplici ma nello stesso tempo innovativi. Quindi meravigliaci allora. Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. In questa ricetta che andremo a presentare abbiamo dello sgombro, delle ciliegie di castellana, del sedano fresco e della, della patata spunta tipica della nostra polignano tanto amata e della salvia fresca. Procediamo ora con il sedano, prendiamo le, i nostri gambi, li andiamo a pelare in questo modo. Ci facciamo delle fettine molto molto sottili perché andremo a ricreare una julienne molto molto fine di sedano. Questo sedano nella costruzione del piatto che compito ha? Ha il compito di limare, equilibrare e dare freschezza, oltre alla parte croccante, del nostro preparato. Questa ricetta nasce da un'idea di voler far incrociare due città molto vicine, Castellana e la nostra Polignano. Castellana con la ciliegia, un prodotto che in questo entroterra della provincia di Bari ne fa da padrone. Come la patata famosa in tutto il mondo, è usata da grandissimi maestri della cucina mondiale italiana, che realmente vale la pena comprarla e utilizzarla. Abbiamo fatto la nostra Julien di sedano, Franco. Sta ultimando le ultime due fettine. Ok, nota molto importante. Mettiamo il nostro sedano in acqua e ghiaccio perché questo perché vedrete che il sedano a distanza di una mezz'oretta si andrà ad irrigidire. E vi farà come un vero e proprio riccio vedrete poi alla fine come verrà diciamo, lavorato e sistemato nel piatto. Dopo il nostro sedano prepariamo le nostre patate, quindi patata di Polignano, la classica patata spunta, la sua forma affusolata e schiacciata ne fa il suo riconoscimento, quindi se andate dal fruttivendo a qualche parte ricordatevi che la caratteristica visiva della patata spunta è quella di avere una forma piuttosto affusolata i lembi più piatti del solito. È una patata ricca di amido, ricca di sapore che ci dà veramente quel gusto, quel valore aggiunto alla patata a pasta gialla che classicamente troviamo sul nostro mercato. Poi un'altra cosa mi va di dire e di spendere. I nostri agricoltori hanno bisogno del nostro aiuto. Se noi in primis non compriamo il prodotto dai nostri padri, dai nostri nonni che viene coltivato e viene portato a frutto. Chi lo deve fare? Quindi è giusto valorizzare i prodotti della terra in cui ci troviamo e soprattutto il lavoro artigianale, il lavoro diciamo, del nostro contadino che realmente fa sforzi oggi per arrivare a produrre e a vendere un qualsiasi prodotto. Una volta fatta la nostra patata brunoise, in poche parole, a cubettini piccoli, viene lasciata leggermente in acqua affinché possa disperdere la prima scia di amido che emana e successivamente verrà portata in cottura. Prendiamo una padella che può essere o antiaderente o di alluminio o in acciaio ci mettiamo un filo di olio extravergine di oliva, andiamo a fare una julienne della nostra erbetta, la salvia, la mettiamo all'interno. La cosa importante qual è? Appena l'olio inizierà a scaldare non facciamo soffriggere la nostra erbetta, perché innanzitutto potrebbe rilasciare delle spunte amarognolo e poi la cosa importante è che la patata entri in cottura ad una temperatura di stufatura e non di soffritto, che è diverso. Quindi, qual è il trucchetto che ora andremo a fare? Qualche altro secondo, Franco. Facciamo una volta che l'olio ha raggiunto questa temperatura. Noi andremo a versare un goccio d'acqua. Alzeremo la nostra fiamma e procederemo quasi ad una cottura per infusione. Aspetta, Franco, qualche altro secondo. Una volta che l'acqua inizia ad evaporare e questo frigolio ci darà l'ok, ok, ci versiamo la nostra patata. Possiamo sentire lo stile, abbassiamo la temperatura, in questo caso la patata non subirà nessun soffritto, cioè non avrà quella crosticina che in bocca si potrà sentire il duretto e il croccante, ma quando ultimerà la sua cottura noi avremo una patata che sarà sana nella forma, ma quando il palato o la lingua andrà a pigiarla per degustare il piatto diventerà una crema. Peccato che non potete sentire i profumi. Detto questo, procederemo con lo spiletto del nostro sgombro. Quindi prendiamo il nostro sgombro, tengo a dire anche in questo caso che è stato scelto questo pesce perché... Per quanto sia ricco di principi attivi come omega 3, vitamine, sali minerali, viene usato pochissimo sulle nostre tavole. E questo è un invito anche a diciamo, valorizzare i pesci dei nostri mari. A noi piace sempre il salmone, ci piace eh, eh, diciamo i pesci più, più noti sulla tavola. Però riscoprire i sapori di un tempo, le emozioni di una volta, ahimè, non farebbe male. Quindi stiamo spilettando il nostro sgombro, lo priviamo della spina centrale, lo andiamo a spinare per bene meticolosamente, perdiamo qualche minuto in più, non fa niente, però garantiamo comunque un prodotto al cliente che sia ottimale. Le andiamo a togliere le pinne dorsali lo pareggiamo per bene ci andremo a, cre a, a creare un rombetto questo rombetto cosa andremo a fare lo andremo a cuocere a vapore perché lo cuociamo a, a, a vapore perché lo sgombro ha una polpa molto fitta una polpa molto proteica quindi non va bene per cotture prolungate o per, come vi devo dire, um, cotture che potrebbero irrigidire ancora più i tessuti. Va consigliato con questo pesce, con questo prodotto ittico, o una cottura violenta dalla parte della pelle, quindi una scottata bella, veloce, veloce, oppure, come in questo caso, noi adopereremo... Una cottura al 100% vapore, quindi sarà l'insufflazione di aria a una temperatura di 100 gradi a cuocere e a dare umidità al nostro prodotto in maniera da renderlo comunque succoso e molto, molto tenero al palato. Dopo averci preparato queste basi e la patata ultima alla cottura ci prepariamo la nostra restrizione di ciliegie. Ora Franco prenderà tutto l'occorrente. Ok, abbiamo già ovviamente denocciolato le nostre ciliegie, con il nostro amico del cuore Mixer andremo a creare, a frullare il nostro prodotto, ovviamente lo andremo poi a filtrare per evitare che pezzetti o magari mh, delle rimanenze non, non frullate per bene si possano incontrare nella degustazione del piatto. Quindi proprio tiriamo il fiorfiore dalle nostre ciliegie. Questo è un piatto anche... Che va di tendenza, tra virgolette, perché nella nuova cucina moderna, o cucina fusion, o cucina pop, come viene chiamata in vari modi, no? ognuna di esse ha dei principi, ha delle basi. Questa va molto di tendenza perché oggi il cliente, più va, più spinge ad apprezzare la frutta non solo come un alimento che va a fine pasto ma va apprezzata anche come un alimento inserita in un antipasto, nelle insalate, la classica insalata fruttariana. È quello che il cliente oggi man mano si sta spingendo sempre più a degustare e a noi fa molto piacere perché noi siamo una terra ricca di ortaggi, ricca di frutta, quindi abbiamo la possibilità di esprimere e di far esprimere i nostri prodotti nella maniera migliore. Quindi ora ci prepariamo il nostro colino Franco, andiamo a setacciare la nostra salsa di ciliegie. Da. Franco abbiamo trovato la bull, perfetto. Quindi vedete la grana grossa della nostra ciliegia. Andremo a setacciarla in questo modo, delicatamente, andremo a pigiarla un po' per far uscire la restante parte dei succhi e roba varia. Perfetto Franco. Una volta ottenuto questo composto, dobbiamo solo attendere i 5-10 minuti che la patata raggiunga la cottura ideale. Come vedete abbiamo ultimato quasi la cottura della nostra patata, qualche altro secondo, vedete la cremosità della patata, l'amido che ha fuoriuscito ha fatto sì che si formasse una vera e propria cremina, quindi abbiamo fatto cuocere la nostra patata, questo è un invito, non portate le fiamme troppo elevate, troppo vivaci, una volta che immergete la patata nel nostro preparato di olio e qualche goccia d'acqua e della filanger di, um, di erbette aromatiche deve andare a fiamma bassa. Una volta che la patata è cotta, come in questo caso, la tiriamo su dal fuoco franco. La mettiamo in un recipiente. Questo è un altro, un altro consiglio. Ovviamente. I recipienti devono essere idonei per contenere il cibo caldo, altrimenti al posto di usare diciamo o il policarbonato o il polipropilene, usiamo l'acciaio che ci toglie da ogni rischio. Abbiamo messo la pellicola. Perché mettiamo la pellicola? La pellicola viene messa perché in questo caso. Il calore che emana ancora il nostro preparato andrà a raggiungere il cuore della nostra patata e renderlo ancora più morbido nel momento in cui lo andremo a degustare. Successivamente alla nostra patata prendiamo il nostro sgombro che abbiamo spilettato prima e preparato, gli abbiamo fatto dei rombetti come forma, li mettiamo. Un goccino di olio extravergine di oliva e un goccino del nostro pepe nero macinato. Lo andremo ad infornare a una temperatura di 100 gradi a vapore. Una volta il sedano è diventato bello riccio, in questo modo, andrete a comporre un nidino nella vostra mano, vedete, e lo metterete sulla carta assorbente per far asciugare l'acqua in eccesso. Ecco qui, vedete come si è intrecciato e arricciato con se stesso? Procederemo ora, non appena il pesce ha, ha raggiunto la sua cottura, al nostro impiattamento. Ecco il nostro franco che ha spornato il nostro pesce, cotto a vapore. Franco, fai vedere, apri un filetto, fai vedere il cuore. Come deve essere e la succosità che questo pesce dà se è trattato e cotto in modo giusto. Sì, dammi la forchetta. Aspetta che poi vi dico anche proprio il modo, È buono! Fatto questo. Procederemo al nostro impiattamento. Cappello del prete, la riduzione di ciliegia. Mi raccomando, il piatto deve essere equilibrato per bene, quindi un cucchiaio è più che sufficiente. Metti un'altra puntina perché non era pieno. Oh, ok, andiamo a aprire la nostra patata. Benissimo Franco. Andremo a coppare la nostra patata di Polignano, qui io mi eccito perché è storia, io mi sono innamorato della cucina, della ristorazione in genere proprio perché io la ritengo la materia perfetta. Dalla cucina tu puoi narrare un piatto di storia, puoi parlare di geografia, puoi parlare di chimica, puoi parlare di fisica, è la materia perfetta, spazi come vuoi. Quindi in questo piatto c'è un incontro, un incontro tra due culture, tra due potenti della nostra gastronomia, la patata e la ciliegia, famosi in tutto il mondo come prodotti ad hoc del nostro territorio, bilanciati nei gusti, una frutta molto dolce, uno sgombro del nostro mare molto intenso una patata cremosa e morbido, tutto ha un senso nella progettazione di un piatto. Ora Franco continua in questo modo, abbiamo coppato la nostra patata, verrà ora tolto, esatto, il nostro disco, ci andiamo a mettere un rombetto del nostro sgombro principe, Anch'esso di questo piatto e a finire il nostro nido di sedano. Lo andiamo a condire leggermente prima di metterlo nel piatto, in maniera tale che se dovesse cadere qualche goccia d'olio in più, qualcosa diciamo sul fondo del piatto, cada sulla nostra base e non nel piatto. Quindi sistemiamo il nostro sedano che è l'agente purificatore di questo piatto, ci darà croccantezza, la croccantezza al nostro palato trasmette leggerezza, trasmette note di freschezza, il sedano ne fa da padrone per le sue caratteristiche e quindi ultimiamo la nostra preparazione. Con una decorazione che abbiamo fatto, questa è una polvere di sedano che noi facciamo mettendo per in forno a 30 gradi per circa 9 ore. Ci creiamo una polvere dal nostro sedano e il nostro piatto è concluso. Con tanta stima e tanto amore ai nostri contadini che sono stati partecipi di questo piatto in maniera indiretta, grazie a loro tutto questo non sarebbe potuto accadere. Un abbraccio a tutti i nostri spettatori e a presto. E ricordate, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao!